Bene, ci siamo. Beh, devo dire anch'io che il periodo è stato abbastanza difficile, proprio come diceva Sandro, anche per capire un po' come gestire al meglio alcune situazioni. Io mi ricordo che nel periodo di emergenza ci mettevamo anche a fare gli allenamenti online, diciamo, pur di tenerli coinvolti, di tenerli vicini, di far capire che comunque bisogna comunque continuare a seguire una certa strada. Non era semplice, ma abbiamo imparato immediatamente a cercare qualche via differente. Poi devo dire che noi italiani nelle emergenze siamo sempre abbastanza bravi, perché poi come sport ne siamo usciti, sicuramente siamo stati probabilmente i migliori a gestire questa situazione, si è visto anche un po' dai risultati. Per quanto riguarda me, diciamo, io ho sempre avuto questo approccio verso l'atleta come persona, quindi quello che Sandro accennava prima di avere un coinvolgimento maggiore, diciamo, per me è stato un pochino più facile. Io credo che poi quando siamo rientrati, quello che ho cercato di fare io fondamentalmente è mantenere un clima, diciamo, di fiducia, perché quando hai questa incertezza, no, anche sul futuro, perché da un giorno all'altro ti mancavano giocatori, chi si prendeva il Covid, la formazione non si capì, quindi c'era un momento di incertezza, alla fine facendoli concentrare sul fare, perché poi alla fine noi siamo diciamo di palestra, dobbiamo fare. Se ti concentri nelle cose che devi fare senza guardare troppo in avanti, ma trovare, ecco, ritrovare quel piacere nel fare bene le cose, quello che tu sai fare, il tuo lavoro, ritrovare il gusto senza stare troppo a guardare avanti quello che può succedere, ma viverlo un pochino alla giornata, creando un ambiente che potesse essere di fiducia e di impegno comune, che aiuta molto la squadra quando sta, diciamo, assieme, e affrontando quelle criticità che capitavano con la giusta col giusto approccio, non di disperazione o di preoccupazione, ma facendole vivere i giocatori come un momento che andava affrontato a viso aperto, nel senso, senza andare a crearsi troppe paturnie mentali, ma facendo bene il nostro lavoro. Grazie mille, Ferdinando. Beh, devo dire che tu mi hai fatto un complimento, ma quando sono stato nominato dal presidente Manfredi nel 2021 allenatore della nazionale, commissario tecnico, io entravo in un anno che iniziava, diciamo, il mio ciclo olimpico, ma l'Olimpiade si giocava nel 2021 perché era stata spostata chiaramente per il Covid, quindi appena sono entrato io mi sono dovuto fermare perché c'era una squadra che si era conquistata le Olimpiadi e un altro allenatore che doveva giocare le Olimpiadi, e questo è stato fino ad agosto, e poi avevo 20 giorni per preparare l'Europeo. Il presidente era cosciente di questa cosa qui, subito dopo le Olimpiadi. Quindi in quel tempo, diciamo, che è trascorso a luglio, finché ho incominciato un po' a pensare a quello che poteva essere il mio percorso, no? Perché noi come allenatori viviamo sempre il paradosso dell'urgenza del risultato, ma poi della programmazione a lungo termine, un po' sempre un grande equilibrismo. Però chiaramente inizi un ciclo olimpico, quindi pensi un po' a quello che può essere un percorso. La difficoltà era sicuramente nell'avere poco tempo dopo l'Olimpiadi, 20 giorni. Adesso Roberto è abituatissimo, perché io un'unica cosa che non invidio ai mister, diciamo, del calcio, e che soprattutto i commissari tecnici, che hanno veramente pochissimo tempo, perché almeno per quanto riguarda me, quando inizia l'estate, insomma, riusciamo a gestirli un pochino, a allenarli. E quindi il dubbio era se fare una squadra per l'Europeo che avesse già un suo perché dalle Olimpiadi, indipendentemente dal risultato, o iniziare proprio un percorso nuovo, che era forse meno comodo, ma alla fine poi era quella cosa più utile per quello che dovevo fare, soprattutto guardando in quei mesi attorno e vedendo che c'erano dei giovani molto interessanti, non solo dal punto di vista fisico-tecnico, ma perché io andavo a cercare altre cose oltre all'aspetto fisico-tecnico, perché il ministro ha accennato all'aspetto valoriale, come anche Roberto, ma credo che tutti noi siamo tutti stati in nazionale e abbiamo indossato questa maglia
E quando diciamo la maglia è al centro e devi provare quelle sensazioni, quell'energia, quell'orgoglio, quella responsabilità, sono parole, ma noi la sentiamo, cioè sappiamo cosa abbiamo provato e lo dobbiamo trasmettere, questa cosa qui. Insomma, alla fine un po' di ispirazione l'ho presa anche da quello che ha fatto Roberto, perché avevi trovato tanti ragazzi che io neanche conoscevo lì per quell'europeo, proprio di nome, eccetera, e che hanno fatto, insomma, poi sappiamo come è andato. E quindi ho pensato, qui bisogna dare opportunità, perché il problema è un po' di cambiare la mentalità, è che ci siano persone, allenatori, che quando riconoscono il valore, diciamo, che c'è, la potenzialità, diano l'opportunità, si prendano, non è che ci vuole un coraggio o dei rischi, devi dare l'opportunità. Io quando si abbina sempre la parola rischio con giovane, che secondo me non è corretta rischio con giovani. I giovani, come tutti, hanno cose buone e difetti, non avranno esperienza, giustamente, perché non hanno esperienza, ma se tu riconosci la potenzialità in questo giocatore, dopo è responsabilità nostra. Perché poi dopo noi dobbiamo creare l'opportunità e l'ambiente per dare i mezzi per far crescere questi ragazzi. Quindi il mio pensiero è stato quello, c'era un gruppo molto interessante e ho detto io do l'opportunità a questi ragazzi, perché secondo me è il momento giusto e sono dei ragazzi ai quali bisogna solo creare appunto quell'ambiente di crescita, che lo puoi fare insieme agli staff, a tutto quello che è, per cercare di far esprimere il loro talento, che sia più o meno, non è importanza, noi dobbiamo far esprimere le capacità di questi. Questo nasce anche da una cosa che chi mi conosce, chi sa un pochino della mia storia, io quando ho iniziato a giocare mi dicevano sempre che mi mancavano 5 centimetri, adesso il Presidente lo sa. Quando ho iniziato a giocare in Serie B mi dava 5 centimetri, no, avesse 5 centimetri in più potrebbe giocare in Serie B, poi avesse 5 centimetri in Serie A, poi 5 centimetri in Nazionale. Io mi sono fatto tutta la carriera così, questi 5 centimetri. E allora riflettevo, dico, ma porca miseria, le persone che sono davanti a me guardano quello che mi manca, ma non riescono a vedere quello che ho. E come posso arrivare ugualmente ad arrivare dei risultati. Questa mia esperienza personale mi ha fatto cambiare completamente la visione. Io quando ho davanti un ragazzo giovane non gli guardo il difetto come prima cosa, io cerco di vedere questo, se io gli metto delle condizioni dove può arrivare come potenzialità. Ecco perché poi ho fatto quella scelta, perché davanti ho visto delle cose bellissime, con difetti, non è che voglio dire che erano perfetti. Quindi anche in questo senso, per cambiare la mentalità, è anche responsabilità di noi allenatori, nel senso di mentalità, proprio di andare a cercare, di dare opportunità, perché alla fine l'allenatore che hai avuto tu ti ha dato l'opportunità, anche a me è stato così, era l'unico che non mi diceva che mi mancavano i 5 centimetri, però ce n'era uno e io, diciamo, l'ho seguito. E credo che comunque questa è poi la linfa, insomma, del nostro sport. Noi dobbiamo creare, essere sempre attenti a quello che deve arrivare, che bisogna aggiungere, che bisogna dare, insomma, perché i giovani hanno una forza incredibile. La mia esperienza, diciamo, lo conferma, cioè questi ragazzi di 20, una media di 23 anni hanno fatto delle cose, perché quando si crea l'ambiente giusto e si cercano di valorizzare e loro si sentono anche responsabilizzati in questa situazione e gli si danno dei valori, perché poi alla fine il concetto è, nel percorso dei giovani, dare dei valori, perché devono capire che quelle sono le fondamenta per costruire tutto il resto dopo. La parte tecnica, tattica, si migliora, la fisica, ma i valori ti mantengono, ti danno continuità, diciamo, nel percorso che fai. Grazie mille, Ferdinando. Ferdinando? Sì, beh, lo staff è il motore del miglioramento, non c'è niente da fare, cioè noi diamo strumenti ai nostri giocatori per migliorare, perché all'interno dello staff mettiamo delle figure che sono, diciamo, importanti dal punto di vista fisico, tecnico. Io all'interno dello staff ho anche un pedagogista, perché la parte valoriale dell'apprendimento mi interessa molto nel percorso anche dei giocatori. Ho imparato quasi subito a capire l'importanza dello staff, perché quando ero alla fine della carriera, a 40 anni, mi hanno proposto di fare l'allenatore giocatore in Serie A, che ha un ruolo
insomma, inusuale, e che quindi cercando di pensare un po' a come organizzare le cose, ho capito che avevo bisogno di persone per poterlo fare, perché devi giocare, allenarti e non puoi fare tutto oggettivamente, avere delle persone alle quali delegare, no? Alcune situazioni. E quindi lì ho apprezzato ancora di più tutto il lavoro che è stato fatto con lo staff, soprattutto la ricerca anche che io ho fatto delle persone, che devono essere chiaramente delle persone competenti, ma devono avere una buona dose di lealtà, che non significa che devono dire sì, sì, lealtà significa essere onesti, diciamo, all'interno del gruppo, quando c'è da dire qualcosa si può dire, sempre nel rispetto dei ruoli, persone che condividono anche, no, la strategia di gestione dell'allenatore, è evidente, perché poi sono loro le diverse mani che vanno a inserirsi all'interno di tutte le giornate che hai con i giocatori. Se pensate al fisioterapista, per esempio, noi fisioterapisti, poi nel calcio ce ne hanno diversi, noi ne abbiamo uno o due, ma questi sono importantissimi, perché loro stanno continuamente a contatto con i giocatori, li toccano e li ascoltano moltissimo. Perché io, siamo stati tutti giocatori, quello è un momento che ogni tanto gli sfoghi, diciamo, si sentono delle cose, eccetera. E quindi deve essere una persona importante come gli altri, anche il fisioterapista, deve essere strategicamente allineato, nel senso che è una persona che poi all'interno poi di quelle che saranno le riunioni, perché poi gli staff vanno usati, dal mio punto di vista, non solo dando delle responsabilità a ognuno ben precisa, no? Un po' come gli organi del corpo, diciamo, ognuno ha la sua funzione, ma tutti sono interdipendenti e soprattutto nessuno deve sopraffare l'altro, perché se i polmoni vogliono fare il cuore è un pochino c'è un qualche problemino, ma vanno usati appunto, credo, in modo orizzontale, nel senso che la grande forza dello staff è quando si riunisce e decide insieme con le varie componenti la strategia su un giocatore dal punto di vista fisico, tecnico, di gestione di alcune cose, no? E allora lì può diventare un motore di miglioramento velocissimo, velocissimo nelle scelte che si fanno. Roberto diceva, lui ho poco tempo per preparare una competizione, come è capitato a me nei 20 giorni per preparare l'Europeo. Lì non puoi sbagliare una mossa, perché se sbagli hai 6-7 allenamenti, non so, una partita amichevole, se tu nelle scelte che fai di lavoro, di scelte tecniche, di gestione, sbagli, non hai più tempo per recuperare, non è che dopo dici adesso sistemo. E quindi il lavoro di staff lì è importantissimo, perché è lì che poi vai a scegliere quei momenti lì, e credo quindi che per me, credo per noi, insomma, lo staff rappresenta veramente una squadra che allena la squadra e che può migliorare e dare strumenti per migliorare. Grazie mille. Allora, nella pallavolo abbiamo un problema abbastanza grosso, che è la quantità di manifestazioni che si fanno. È un problema da anni che si cerca di affrontare con la Federazione Internazionale, che però non è che ascolta tantissimo, no? I bisogni soprattutto di campionati come quello italiano, come quello polacco e altri, che sono campionati molto importanti e che portano gli atleti ad arrivare fino a maggio. Noi quest'anno inizieremo la UNL, la National League, ma avremo giocatori che ancora stanno finendo il campionato, quindi alla fine quando ti accorgi, insomma, che non ti vengono incontro, perché un altro po' creano anche altre competizioni, il dovere che sento io di cercare di capire cosa posso fare io nel gestire questa situazione qui, e quindi mi impongo, anche a costo di rinunciare a qualcosa, a dire vabbè, io posso dare, non so, 10, 15, 20 giorni di riposo a questi atleti di stacco, perché non sono delle macchine, e cerco di programmare in modo tale che a turno abbiano dei momenti dove possano recuperare. Questa è una cosa che posso fare io. La Federazione Internazionale dovrebbe invece essere un po' più attenta, perché poi questi giocatori, a furia di giocare in modo continuo senza avere tempi di recupero, vanno incontro a delle situazioni che non debbono essere solo di infortuni, ma proprio anche di prestazioni, perché non puoi stare tutto un anno sempre andare al 100%, e quindi possono avere degli alti e bassi. Quindi io cerco di compensare questa situazione
stando molto attento ai bisogni per quello che posso fare io. Poi io non è che posso dare molto tempo, però se riesco a programmare 15 giorni, 20 giorni di stacco, glielo faccio volentieri, anche rinunciando insomma a qualcosa, cercando di compensarla. Credo che non ci sia, diciamo, molto da fare, se non spingere il Presidente a sensibilizzare ancora di più, se riusciamo ad avere degli spazi, diciamo, di stop per questi atleti che vanno salvaguardati. Poi quando hanno quei momenti, che possono essere momenti, diciamo, di difficoltà, credo quello che penso che facciamo tutto anche insieme allo staff è proprio essere vicini, cioè, a questi giocatori, ma non in modo vittimistico, cioè nel senso di dargli gli stimoli giusti, fargli anche una programmazione a volte diversa all'interno del ritiro, no? Cioè, perché la parte fisica, lavorare casomai un pochino di più sulla parte fisica, scaricarlo sul lavoro tecnico, che è quello che ha bisogno di comunque intensità, attenzione, insomma ce la dobbiamo giocare col bilancino, diciamo, comunque mostrare attenzione verso questo problema, verso i giocatori. Allora, la mia è una squadra molto giovane, quindi diciamo credo che non dovrei avere problemi di voglia ancora di andare a prendere cose importanti, però come allenatore chiaramente per me sarà importante gestire questa 2023, nel quale avremo gli europei organizzati in Italia. Quindi siccome ci arriviamo da campioni d'Europa e campioni del mondo, non ci sarà pressione, penso, minimamente, quindi no Presidente, non c'è pressione, quindi no. Però ecco, questa è la parte interessante del percorso di una squadra, è quella sempre di alzare, diciamo, l'asticella, no? Di andare nasce una nuova sfida in situazioni diverse, saper vincere, saper perdere, sono tutti percorsi importanti che la mia squadra deve fare. Spero più saper vincere che saper perdere, diciamo, però il passaggio ci deve essere per forza, lo abbiamo fatto nella VNL di Bologna quest'anno, quindi non è che abbiamo perso, quindi, però l'abbiamo saputo sfruttare bene. Quindi per me è una continuazione del percorso da fare con questi ragazzi, che diciamo che il nostro mantra in generale è crescere e migliorare, perché no, forse sembra strano, non è solo il risultato, perché il risultato è una conseguenza fondamentalmente. Se tu riesci a far concentrare i ragazzi nella crescita e nel miglioramento continuo, è chiaro che il risultato diventa una cosa più avvicinabile, no? Perché se guardi sempre solo il risultato, adesso poi l'anno prossimo ci sono le Olimpiadi, sempre che quella strada devi fare, voglio dire, alla fine, guarda, forse non so, adesso pallacanestro e pallanuoto non conosco bene, calcio lo conosco, la pallavolo è uno sport molto esatto, cioè chi gioca meglio vince. Io non lo so, adesso poi mi direte voi come siete messi. Calcio sicuro, tante volte chi gioca meglio non vince per questioni di situazione, ma nella pallavolo chi gioca meglio vince, anche di un pallone. Non succede mai che la squadra che ha giocato peggio sia riuscita a vincere una partita. Questo per noi è un grande vantaggio, perché ci dobbiamo concentrare solo a giocare meglio degli altri, e quindi il crescere, il migliorare è un mantra importante. Allora, devo dire che la nostra federazione è una federazione da questo punto di vista molto molto ben organizzata da anni, abbiamo tutta una struttura che segue tutti i giovani, insomma, sia nel maschile che nel femminile, abbiamo due direttori tecnici importanti come Velasco, Bencarelli. Quest'anno, devo dire, adesso lo posso dire, abbiamo vinto come federazione 13 medaglie, di cui 11 d'oro, mettendo tutte le giovanili, perché dietro c'è un percorso di selezione e di attenzione molto forte. Quello che possiamo migliorare, che anche io sto cercando, come ha detto Sandro, è di avere un buon rapporto con tutte le società. Un buon rapporto non significa che è cattivo adesso, cioè di instaurare una collaborazione veramente importante, ed è partito, diciamo, questo progetto, perché credo che al di là poi di tutto quello che fa la federazione a livello organizzativo sui giovani nel periodo estivo, per me come allenatore per esempio della nazionale, come selezionatore, avere dei feedback, conoscere bene tutte le situazioni degli atleti che possono essere di interesse nazionale è una cosa importante. Quindi stiamo implementando questo tipo di rapporto, che chiaramente potete immaginare non è semplice,
diciamo, fra l'allenatore della nazionale e gli altri allenatori, perché poi non bisogna andare a giudicare, diciamo, quello che fanno gli altri, però conoscere, avere dei feedback soprattutto sugli atleti, sul tipo di lavoro, per me come allenatore nazionale, come staff, è importante per poi avere, insomma, tutte le notizie giuste quando si comincia. Sì, devo dire che ultimamente io, insomma, potrei sceglierne un paio, due, tre. Allora, il mondiale, la finale del mondiale è stata una cosa di altissimo livello sotto tutti i punti di vista, tecnico, caratteriale e quant'altro, ed è stata bella. Però devo dire una cosa, che a me è piaciuta molto la prima finale che abbiamo fatto nell'Europeo, perché arrivavamo chiaramente da squadra giovane contro la Slovenia, partita difficilissima, nella quale siamo stati spesso sempre in difficoltà dietro, e che invece con questi ragazzotti così hanno tenuto botta fino alla fine contro una squadra molto esperta, molto forte, hanno saputo reagire. Diciamo, in questo senso a me piacciono le squadre, io vedo il vero valore della squadra quando siamo in difficoltà, quando non giochiamo bene o siamo in difficoltà per gli avversari. Ecco, lì vado a cercare, diciamo, le sensazioni migliori sulla mia squadra, non tanto poi che è una questione di vincere, ma proprio la capacità di reagire, di resistere, di aiutarsi, di trovare soluzioni, di avere questa mentalità di compattezza. Quindi mi piacciono quelle partite tirate fuori in quelle situazioni difficili.